Andiamo subito in casa Gallico Catona. Adesso c'è con noi mister Marcenò, che dunque ritroviamo volentieri qui su Stadio Radio. Ciao mister. Buonasera e ben ritrovati a voi. Ed allora mister, ben trovato, cambio di panchina, anche se in realtà diciamo che intorno al Gallico Catona c'è stata una sorta di fusione o di rafforzamento. E allora, prima di andare ai temi di quest'oggi, questo pareggio su un campo storico del dilettantismo calabrese, parlaci magari un po' di più di questo nuovo progetto che comunque ti ha visto traslocare da San Giorgio a Gallico. Sì, allora, la maggior parte della società si è unita con il Gallico Catona, hanno creato un progetto ambizioso, un progetto importante, sono andati a rafforzare la società e, come ti stavo dicendo, hanno un progetto importante per cercare di tornare nella massima serie dilettantistica, perché il Gallico, come sappiamo, è una piazza storica, sono 11 anni di seguito che facevano l'eccellenza, purtroppo l'anno scorso per varie vicissitudini c'è stata questa retrocessione, ma loro subito vogliono risalire la china per portare la squadra di nuovo dove merita. Partita di oggi invece contro una matricola, il gol di Soriano e poi l'eterno Mimmo Zampaglione a rimettere le cose in sesto. Sì, oggi è stata una bellissima partita, nonostante il Rosarno fosse una matricola, una squadra allestita benissimo per fare un campionato secondo me importante, non era facile, un campo ostico dove secondo me tante squadre perderanno punti. È stata una partita giocata a viso aperto, ci sono state occasioni sia da una parte che dall'altra, credo che il pareggio sia il risultato più giusto, noi siamo riusciti a metterla subito in piedi con una punizione, onestamente con un Eurogol di Zampaglione, come hai detto tu, eterno. Però diciamo che oggi anche qualche assenza, avevo Vara fuori, Paglie fuori, Formaci fuori, Zuccala fuori, eravamo un po' rimaneggiati, ma la società per fortuna mi ha dato, diciamo, una cosa importante che posso gestire, quindi sono contento della prestazione dei ragazzi e ci teniamo stretto questo punto che va benissimo per il proseguo. Mister, l'ultima domanda che ti faccio, l'impressione è che il livello della promozione stia crescendo sempre di più, è così? Sì, sicuramente squadre attrezzate che secondo me farebbero benissimo anche nel campionato d'eccellenza. E secondo me tanti giocatori preferiscono magari andare a lottare per qualcosa di importante in una categoria inferiore anziché magari fare un campionato anonimo in eccellenza. Anche dall'altra parte, se vai a guardare, ci sono 5-6 squadre davvero importanti che secondo me potevano fare la differenza in eccellenza. Sarà un campionato bellissimo e vedremo come andrà a finire. Bene mister, grazie per essere stato con noi e a sentirci nelle prossime settimane. Grazie a voi e buona serata.